Buonasera e benvenuti a questa puntata della Signora in Giallo Rosso. Ovviamente c'è molto da dire, ci sono tantissimi argomenti, forse si potrebbero fare addirittura 10 puntate, una maratona della Signora in Giallo Rosso per una settimana con tutti gli argomenti. Cerchiamo però di fare delle divisioni e magari non per ordine di importanza. Allora, Luis Enrique, ieri tra parentesi contestato a rientro, Luis Enrique ha delle colpe. Su questo non c'è dubbio. Alcuni giocatori invece hanno grandi, grandissime colpe. E magari abbiamo dei servizi che documenteranno qualche cosa. Non è che noi ce l'abbiamo con qualcuno, però siccome si parla di professionisti, i professionisti vanno trattati da professionisti. Sono professionisti i giocatori del Genoa? Oppure alcuni o quasi tutti dei giocatori del Genoa che di fronte a una richiesta di togliersi la maglia. Il capitano le raccoglie, il presidente chiaramente accetta questa situazione, poi dice che non l'ha detto, ma siccome è presidente di un'altra squadra non ci interessa. Certamente se l'avesse fatto il presidente della Roma diremmo delle cose molto diverse. Però sono professionisti? Cioè ci si può togliere la maglia in campo, consegnarla? Cioè io la trovo una cosa da non professionisti, da dilettanti allo sbaraglio. Nemmeno tra scapoli ammogliati, se qualcuno chiede le maglie, di togliersi le maglie, le tolgono. Tant'è vero che alcuni giocatori interpellati hanno detto che non l'avrebbero fatto mai, e io ci credo. Adesso bisogna vedere se i giocatori del Genoa, magari intervistati il giorno prima, avrebbero detto le stesse cose, non ce le saremmo mai tolte. Una cosa veramente ridicola. Ma siccome il calcio italiano è in mano ai politici, perché chiacchierano. Io oggi ho sentito le stesse discussioni, gli stessi toni, tolleranza zero, interverremo, una cosa ridicola, ma lo sento da anni. Allora, non possono entrare accendini, ma possono entrare bombe carta allo stadio. Non possono entrare le sigarette, però sicuramente possono entrare i petardi. Allora, e anche quelli conosciuti, super conosciuti, per esempio Ivan si è fatto un anno di carcere, io penso che sia in tutti gli stadi tranquillamente. Allora il discorso è o si parla seriamente oppure chi regge il calcio è un buffone. Questo è il concetto. I tifosi devono giudicare. Perché se no si parla sempre, il Presidente del CONI ha detto delle cose secondo me molto giuste, molto cattive anche, secondo me ha ragione. Alcuni presidenti che poi vengono intervistati da noi sono stati trovati con la valigetta, ricordiamocelo, però poi fanno la morale. A chi? E va bene, questi sono più o meno gli argomenti. Poi la domanda che faccio prima di chiudere è. Ma per perdere o vincere 4-0 è importante l'allenatore? Per non giocare una partita è importante l'allenatore? Cioè nel senso che in alcune partite è importante, ma in altre in cui c'è la disfatta, la colpa è dell'allenatore, i giocatori non scendono in campo? Sigla. Telespettatori, vado subito a presentarvi quelli che sono gli ospiti di una di quelle puntate che si preannuncia scoppiettante. Diamo il benvenuto ad Andrea Ruggeri, General Manager BMS. Nonostante tutto, buonasera a tutti. Buonasera a Gianfranco Giubilo, il Tempo. Buonasera. Per la Repubblica, Matteo Pinci. Ciao, buonasera. Diamo il benvenuto ad Andrea Cisternino, fotoreporter e delegato OIPA. Buonasera a tutti. Buonasera a Piero Torri, Corriere dello Sport trattino stadio. Buonasera, io c'è un comunicato da leggere, faccio dopo. E dolcesi in fondo, buonasera a Francesca Sanipoli, giornalista Rai. Sì, buonasera, io qui sono stasera qui soprattutto però per parlare di Andrea e con Andrea per una cosa molto grave che sta succedendo in Ucraina per gli europei, che è il massacro dei cani che si sta perpetrando in questi giorni. Diamo il benvenuto anche a Sara dalla nostra postazione interattiva. Buonasera Sara.
Buonasera Elena, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo, la nostra postazione multimediale ci consente di stare in diretto contatto con voi. Potete scriverci mail all'indirizzo info@lasignoraingiallorosso.it. Per gli sms potete farlo al 345 599 1717. Molto bene, allora siccome avevo poco tempo, perché poi deve durare due minuti, anche perché vedendomi sullo schermo io mi sto sulle scatole, quindi cerco di accelerare. Allora, detto questo, noi sappiamo il motivo del 4-0 di Liechtenstein. Senza ricordare Totti avrà sbagliato, avrà fatto bene. Liechtenstein non ha la caratura di Totti in ogni caso. Comunque la mela ha avuto una reazione sbagliatissima e adesso poi spieghiamo il perché. Comunque Liechtenstein ha sbagliato perché voleva dire 5, cioè i 5 derby che lui ha perso. Però siccome ha detto 4, poi la mela voleva correggere e ha trovato un modo sbagliato. Ricordiamoci Liechtenstein che quando fai 4-0 alla mela va tutto bene. Se 4-0 lo fai a Vierkwood, Benetti, Stiles, non va tutto bene perché non te sputano. Fanno altre cose. Detto questo, allora la mela ha sbagliato, però la mela è un ragazzino, perché ha sbagliato facendosi riprendere la telecamera, prendendosi 3 giornate giustissime di squalifica, e ha reagito da ragazzino di 19 anni, quanti ne ha? Cioè un ragazzino, un bambino, un pupo. Tant'è vero che Osvaldo tempo fa ha provato a svegliarlo. Allora te lo diciamo, la mela, svegliati, sei tutto pettinato, un bravo ragazzo, giochi molto bene al calcio, adesso metti dentro i cosiddetti, non lo so come si chiamano, e diventerai un fuoriclasse, però senza reagire in questa maniera, dando un calcio a Chiellini una volta, sempre a Torino, lascia perdere queste situazioni, stai tranquillo, te provocano, chi se ne frega, c'è qualche altro compagno che provoca gli altri. Allora, detto questo, ringraziamo Francesca, ciao Francesca. Sì, buonasera di nuovo. Allora, io sono felice, naturalmente, ogni volta che vieni. Oggi parleremo verso la fine, perché prima c'è Juventus, Luis Enrique, così con Andrea, e manderemo anche un filmato particolare di un servizio che hai fatto tu, giusto? Sì, l'importante a qualunque ora, l'importante è che se ne parli, perché la cosa è terrificante. Certo, ne abbiamo parlato all'inizio, ne parleremo verso la fine, adesso diamo spazio ovviamente. Ma che succede? Uccidono i cani randagi? Sì, dopo te lo facciamo vedere. Dopo te lo facciamo vedere, anche perché siccome Francesca ha un bellissimo cane, insomma ci tiene pure, no, ai cani suoi. Ma dice, se ci fossero stati gli europei in Italia sarebbe stato un massacro, invece non è così. Allora andiamo da Luis Enrique subito, è inutile che ridete. Io sono stato abbastanza tenero. Io dico che per perdere 4-0, vincere 4-0, l'allenatore c'entra poco. Gianfranco ha un'eccezione. Siccome tu hai fatto una domanda su Luis Enrique, io ne vorrei fare un'altra, sì, che mi sembra molto più attuale. Sì. Ma i giocatori del Genoa sono stati ammoniti tutti? È proibito o no togliersi la maglia? Guarda, io credo che... No, è aperta, questa è bellissima. Questa è bellissima. Fermo restando Salvo Sculli, che è l'unico Salvo che si è tolta, perché Frey poi alla fine si è tolta. Comunque, detto questo, su quell'argomento, che è una cosa veramente vergognosa, e forse faremmo pure bene a non dare pubblicità in seguito. No, bisogna parlare perché ci siamo passati noi. Gianfranco, ne abbiamo parlato all'inizio, però quello che volevo sottolineare è un aspetto ridicolo di tutta la vicenda, cioè al di là della violenza è ridicolo che abbiano accettato, cioè che quello raccoglieva le maglie. Ragazzi, è una cosa che per me quei giocatori devono avere lo stipendio da dilettanti da questo momento, perché sono dei dilettanti, non sono professionisti. Scullino. Nessun professionista, eh? Scullino. No, Scullino. No. Però perdonami Massimo, di ridicolo c'è stato tutto. Di ridicolo c'è stato tutto. Pensavo avessi detto una cosa carina, infatti sei un verme, no, si può dire. Si può dire, sei un verme. Si cela sempre qualcosa dietro. No, dicevo, di ridicolo c'è stato... Sì. Dopo. Vai. C'è stato tutto, compreso la sentenza del giudice sportivo di oggi, che è altrettanto ridicola quanto l'accaduto in campo. Esatto. Perché comunque noi viviamo un momento che è un momento del calcio molto particolare. Forse il più basso livello degli ultimi 30 anni, 40 anni.
ma questo livello viene suffragato dalla dirigenza sportiva di questo sport, che fa del tutto per peggiorare, perché quale migliore occasione per condannare un episodio del genere e dare una stangata esemplare? Certo, non infatti non si parla, ho detto della politica. Pesa più lo sputo di Lamela, 3 giornate di squalifica, che non quello che è successo a Genova, 2 giornate di squalifica del campo. È vero, ma la c'è. No, posso dire una cosa? Parte chiusa. Ho sentito dire che questa che è successa a Genova è la cosa più grave della storia recente del nostro calcio, ma io trovo che quello che è successo proprio un 25 aprile di qualche anno fa, quando fu interrotto un derby con la scusa di un bambino morto, è la cosa più grave a cui io abbia mai... In quel momento c'era la... La sensazione che invece io fosse vero, non si può accettare una situazione del genere. Però ricordo anche che, cioè, che dall'altra parte non è che ci stanno tutti i cherubini. In questi giorni è uscito un film che si chiama Diaz, che proprio a Genova è successo qualche cosa, che sono entrati e hanno massacrato dei ragazzi inermi che stavano lì a dormire. Ma non c'entra però allora, con il derby, non è che c'è sta il santo da una parte e, e il ladrone dall'altra. Però c'è pure adesso qui ci so le immagini, questi devi mettere in galera. Piero, non c'è Piero, scusami, però, ma una cosa, ma devi pure guardare qual è il contesto, cioè se c'è un contesto nobile o un contesto di ricattatori e mascalzoni. Va bene, allora per chiudere questo episodio, perché mi interessa parlare, ovviamente questo è interessante, no, ma mi interessa parlare della Roma. E per chiudere l'episodio, Piero, io non sono d'accordo sul fatto che da una parte ci stanno quelli e dall'altra parte ci stanno quelli, perché quando tu fai una cosa di questo genere, in un momento in cui c'è la tessera del tifoso, ci stanno i tornelli, bisogna fare la maratona per andare allo stadio, ti hanno levato tutto, vuol dire che è proprio il sistema che non funziona, perché la repressione, cioè noi abbiamo gli stadi vuoti per questo motivo principalmente, e nonostante gli stadi siano vuoti e nonostante ci sia tutto quello che c'è, noi accettiamo una cosa del genere, che è una cosa semplicemente ridicola, partendo dai giocatori, i quali non possono assolutamente togliersi una maglia. E Petrucci ha detto una cosa sacrosanta, quelle immagini, compreso... Stefano Petrucci, il presidente del CONI ha detto una cosa sacrosanta, ha detto fate, prendete quelle foto, mettetevele in camera vostra e sputatevi addosso ogni minuto che vedete quelle foto, perché di questo si tratta, ragazzi, di questo si tratta, non si può fare una cosa del genere, anche perché ricordati che rischi un precedente che è semplicemente folle la prossima volta che devi usare la violenza di fronte a una cosa del genere. Sì, abbiamo dato per anni protagonismo a questi cialtroni, protagonismo che nella vita non si sarebbero neanche sognati lontanamente, li abbiamo messi in primo piano, le società gli hanno dato i soldi, gli hanno aperto i negozi, ma poi di che ci stiamo a lamentare, veramente? Va bene, infatti, dai, finisci? No, fino a che noi combattiamo questo sistema con 3 DASPI, 2 giornate di squalifiche, manco neanche 1 euro di multa, vuol dire che non abbiamo capito nulla. Quando lo combatteremo con 10 anni di galera, punizioni esemplari alle società, 500.000 euro di multa, probabilmente cambierà qualcosa. Va bene, allora detto questo, parliamo di Luis Enrique, inizia Gianfranco, poi andiamo... Cioè, ricordatevi che la Sanipoli, che io adoro perché è l'unica che riesce a fare delle interviste, perché le altre che so... Quando mi lasciano parlare. Allora ci sono... No, allora, la domenica tu assisti a le leccate e poi le interviste di Francesca. Cioè, questo è il sistema. Francesca, lo dico tutti. Ma questo tutti, non è carino nei confronti di altri colleghi, dai, Francesca. Vabbè, ragazzi, perché non è carino? Ma se a me mi dicono che sono un idiota perché difendo Luis Enrique, io me lo prendo. Apposta. No, perché difendi Luis Enrique. No, che sono un idiota in generale, ma io me la prendo, non ci ho problemi. Noi tutto sommato, alla fine dovremmo essere dei professionisti e noi cerchiamo di esserlo. Allora, detto questo, quindi le interviste, perché poi siccome c'è un giocatore che lei adora in modo particolare, che è Osvaldo, vero? Osvaldo, lo adori? Mi piace molto. Io la fa da 10 giornate di squalifica perché la incalzava sull'arbitro. Stato allora sereno. Va bene, iniziamo. Ieri Luis Enrique ha delle colpe, i giocatori Enrique ha delle colpe perché la partita non l'ha giocata, diciamo. Cioè, quando hanno annunciato le formazioni, tu potevi pure andare al cinema a occuparti di cose più serie e sapevi che quella era una partita alla quale Luis Enrique aveva rinunciato
in vista dei tre appuntamenti settimanali, ha deciso di non giocarla. E di non farla giocare a Totti, no, per questo motivo. No, ma Totti come altri, per carità. Quindi, fosse così sarebbe ancora più colpevole. Per carità, io mica ho detto che è innocente. No, ho provato a dare una lettura. Ho detto che ha sbagliato clamorosamente nel voler mettere in campo una formazione che non aveva il dottor Jekyll e la domenica Mister Hyde. No. La vera sconfitta di Luis Enrique di ieri è che ha rinnegato se stesso. Ha rinnegato 8 mesi di lavoro, la nostra proposta, noi andiamo a giocare per vincere dovunque e comunque, andiamo all'attacco, giochiamo con 7-8 giocatori nella squadra avversaria, poi nella partita contro la Juve, che forse lui non sa, ma che almeno per la generazione mia e quella dei dintorni è l'avversaria della Roma, se mette Perrotta, che non vediamo da 4 mesi, su Pirlo uomo, mette Marchigno Mediano, oggi in Brasile ne hanno lavorato, stavano tutti a ride, Marchigno Mediano, quando è arrivata la notizia stavano tutti a ride in Brasile, che mette Pjanic attaccante esterno, ripropone, perché io insomma dalla televisione mi è sembrato quasi di rivedere un 4-2-3-1 con Gago e Marchigno Mediani, Pjanic e Borini attaccanti esterno, Perrotta trequartista che lo può fare solo se c'è il santo col 10 che gli gioca lì davanti, perché altrimenti Perrotta credo non abbia mai toccato il pallone, alla fine gli hanno detto però ma guarda l'andanto, trovo incomprensibile la riesumazione, come la vogliamo chiamare, sì, del povero Perrotta che dal 4 dicembre Fiorentina-Roma 3-0 non giocava, e credo che si sia imbarazzato perfino lui, come quando mise per la prima volta Perrotta e Taddei Terzini destro e sinistro a San Siro contro l'Inter. Però, cioè, lui fa delle robe che ieri la formazione che ha fatto, a mio giudizio, o è come dice Gianfranco, e spero che non sia così perché altrimenti sarebbe ancora più, oppure uno che si può far cacciare. Perché io devo dire una cosa, io ho conosciuto tutti gli allenatori della Roma da Lidl in poi li ho conosciuti tutti, Carlos Bianchi, tutti li ho conosciuti, i peggiori, i migliori come Zeman, quelli vincenti come Capello, li ho conosciuti tutti. La persona più per bene, io ho amato tantissimo Claudio Ranieri perché per me è un gran signore, eccetera. La persona più per bene in assoluto, Vincenzo Montella per me è un fratello, litigavo con Capello perché non lo faceva giocare e quant'altro, però la persona più per bene, più pulita e più in buona fede di tutti gli allenatori della storia della Roma da Lidl in poi, io devo dire che è Luis Enrique. E questo secondo me è ancora più preoccupante, perché lui è totalmente in buona fede quando fa queste scelte. Lui non si vuole far cacciare, lui dice io sono qui per fare il mio lavoro e io cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. E vabbè, questo è ancora più, se vuoi, in questa occasione il suo lavoro l'ha sbagliato. Se no gli stai dicendo con parole molto carine che è un cretino. Perché le scelte che ha fatto ieri, ma come, io dico, sa, hai giocato il mercoledì Totti, lo devi far giocare Totti, l'ultima partita con lui, Totti cambia la Roma, cambia le partite, che ne dica qualcuno, cambia la qualità di tutti, ma soprattutto dove c'è bisogno di personalità come che ieri, che non gioca Totti, lo lasci in panchina a Torino contro la Juventus, che è l'ultima partita con lui, che poi la partita precedente non è che la Roma aveva fatto una buona partita contro l'Udinese, 80-90 minuti veri, seri, attaccando fino all'ultimo con Totti in campo. C'è stato pure il disgraziatissimo rinvio per la tragedia de Morosini, de sto ragazzo che è nato con una sfiga allucinante, irripetibile. Esatto, e cioè, che i tifosi ieri a Genova prima hanno messo lo striscione e poi praticamente gli hanno infangato pure il nome e pure il giorno. Io ti dico che poi a posteriori anche la scelta di De Rossi, centrale difensivo, che in qualche modo affascina non era anche folle, me. Non era folle quello. Però anche se uno dice, vabbè, sai, c'è Gago che fa il centrale, lo fai giocare nel suo ruolo. È verissimo questo. Io ho la sensazione che però Gago, per ritmi, per passo, sia uno che può fare il regista davanti alla difesa. In Spagna dove fanno? Stoppa, girà, guarda, saluti il pubblico e te fanno scegliere un passaggio. Qui in Italia te fanno stoppa e basta. Però la cosa più grave che sta succedendo, a mio modesto avviso, è che due fuoriclasse come Francesco Totti e Daniele De Rossi, che uno come centrocampista è un fuoriclasse e uno, da quando io mi ricordo, Francesco non ha mai segnato meno di gol in doppia cifra, stanno scomparendo, perché Francesco quest'anno ha segnato 5 gol
E io non mi ricordo sinceramente un anno in cui Francesco ne abbia segnati meno di 10. C'è tempo per arrivare in doppio cifre. Allora, detto questo, vogliamo sentire anche il buon Matteo Vinci, che sta in religioso silenzio, come Andrea, che però Andrea è quasi obbligato a stare in silenzio perché il suo argomento poi in pompa magna arriverà più tardi. Vai. Faccio fatica a non essere d'accordo con Piero, nel senso che mi sembra che abbia detto tutto. A me la contraddizione della famosa proposta, essersi rimangiato il calcio, l'idea di calcio catalano per fare quello che è un catenaccio, non è una cosa che mi ha irritato. Durato 120 secondi, tra sì, l'altro, il catenaccio. Esatto, cioè, anzi, un proposito di catenaccio, perché poi non si è neanche tradotto in un vero e proprio catenaccio. Cioè, voler snaturare la Roma con qualcosa che non era. Francesca citava l'andata. Secondo me l'andata, quella di Pjanic su Pirlo, era una marcatura costruttiva, perché Pjanic non andava a fare il marcatore, andava a rompergli le scatole, esatto, con il pallone tra i piedi. Per proporsi. Esatto, esatto. Cioè, è cambiato qualcosa. Cioè, lì limitava Pirlo giocandogli addosso. Per Rotta è esattamente la contraddizione della scelta dell'andata. Cioè, dire aspettiamo Pirlo, proviamo a non fargli perdere tempo. Totti credo sia rimasto fuori perché la Juve è una squadra che punta tutto sull'intensità e sulla corsa. E questo vorrebbe dire non ritenere Francesco atleticamente pronto per una partita del genere. Gago lo era, Perrotta lo era, Kier lo era, Rosi e José Angel sono... Cioè, infatti Pirlo non ha fatto prima di escludere il Totti, no? per una questione fisica di intensità e di corsa, bisogna pensare agli altri. Lui ha dato un'altra spiegazione tra le righe, cioè ha detto io devo scegliere tra tre partite non farlo giocare una. E gli fai ma fuori alla Juve. Io non dico un'altra contraddizione, non dico un messaggio. Ragazzi, non mi aggredite. Io dico, non è che, non dico se è giusto o sbagliato. Io ti dico, lui ha fatto questa scelta, ha detto tra domenica, mercoledì e sabato. Massimo, io una volta. Cioè, gli fai giocare due partite a distanza di tre giorni. Ho capito. Cioè, che scelta è apposta conservativa nei confronti di Totti? Ma io ti sto dicendo giocherà il motivo. La prima e la terza e quella in mezzo, se devo fare una scelta di questo tipo. Non è che faccio Piero, dipende. Primo, dipende secondo, se c'è una partita... Da cioè, tu che fai l'allenatore, scusami, tu fai l'allenatore, hai fatto l'allenatore in Spagna, anche se col Barcellona B. Tu non puoi non sapere che cosa significa in Italia una partita come certo Juve-Roma. Una partita dove tu hai bisogno di personalità e tu lasci fuori il giocatore più di personalità che solo se lo vedono se la fanno sotto. Cioè, aggiungiamo una cosa, Luis Enrique ci ha sempre detto da quando è da luglio credo addirittura la partita più importante è la prossima, cioè Roma-Juventus, e il giocatore, l'unico giocatore che ti dà una possibilità, un 1%, 10% in più. È matto. Francesco tra l'altro, vi dico questo retroscena, Francesco fino alle 18:30 era convinto di giocare e lui ieri... Io riesco ad avere sempre la formazione appena lui la dà. Lui ieri l'ha data con un quarto d'ora di ritardo. Io l'ho avuta giusto in tempo per un minuto prima del mio collegamento per il TG regionale del Lazio. Lui ieri l'ha data con un quarto d'ora del Lazio. Esatto. Guarda, ti sta baciando Luis Enrique, lo vedi? Lo vedi? Ti sta baciando. Ma io dico, ma... E lui ha dato la formazione con un quarto d'ora di ritardo per non far sapere a Conte che cosa, che non giocava. Vabbè, Totti. Non lo so. Come ha saputo, lui non l'ha detto. Come ha saputo è stato no, tutto con te. Lui non l'ha detto. Lui non l'ha detto ieri questo. La corsia sinistra. No, lo so Roma, io, un retroscena che ti dico. Recitava José Angel e Marchigno davanti. Vidal ha esultato prima dei gol. Dopo scambio dei cardiardetti, è andato a braccio a Conte. Oh, guarda, mo gli faccio due gol. 7 minuti. Da quella parte, Vidal a un certo punto ha detto mister, mi fermo perché sennò qua succede. Carte 48. Cioè, cos'è anche se gira, c'ha paura del pallone? Sì. Da quella parte, sì, se giocavi te ieri, Massimo, sì, cioè, te ripeto, in Brasile ridono che Marchinho abbia giocato da mediano. Va bene. Marchinho allora, un po' giocato da mediano. Detto questo, io ho pensato, dico, ma vuoi vedere che Totti è arrivato tardi? Quello che ho pensato anch'io. Alla riunione tecnica, ho detto, no, io l'ho pensato. Io pure. Vuoi vedere che non lo dicono, ma che stava in panchina. Invece non è così e devo dire che... Sarebbe stato in tribuna in quel caso, invece stava in panchina. Dall'atteggiamento di Totti io ho trovato il capitano, ve lo dico. L'atteggiamento è stato perfetto, apparentemente, poi dentro glielo darà, saprà, però apparentemente dopo 5 minuti ha detto meno male che mi avete salvato. Esatto. Meno male che sto fuori da questo scempio. E quindi questo suo atteggiamento perfetto, non ha avuto la sensazione che lui è in sintonia con l'allenatore? Sì, sì, sì. Non avete la sensazione che nonostante la sconfitta è relativa a errori, detto, a errori tattici nella lettura prima, durante e dopo della lo gara, hanno detto lo hanno che normalizzato. La squadra è tutta dalla parte sì, sua sì. No. Loro lo hanno normalizzato Io non ce l'ho su Totti, posso essere d'accordo
sul resto della squadra non sono d'accordo, anzi io credo che il grande problema in questo momento della Roma è che secondo me tra allenatore e spogliatoio qualche problema c'è stato e più di qualche giocatore si comincia a interrogare. Faccio un Steckelenburg, secondo voi è contento di come stanno andando le cose? No, ho scelto la Roma, Pannan, Champions League, sì, l'Ajax ma... sta a vincere il campionato olandese, ma Champions League però Steck. Daniele De Rossi, siete convinti che al di là dell'ufficialità sia ancora così convinto del progetto catalano? Io l'ho detto dall'inizio. Ma aggiungo dell'altro, che secondo me è ancora, io credo che ci sia stato un distacco tra dirigenza e squadra, ed è successo dopo Lecce. Perché alcune parole negli spogliatoi hanno un peso specifico che non si dimentica. Quando il direttore generale, ieri casualmente assente a Torino, casualmente assente no, per a Torino, familiari, per motivi personali, motivi personali possono essere, possono valere sempre. Sì, vabbè. A Juve Roma ci sono i motivi personali. Sì, sì. Poi per carità, poi io credo. Comunque te posso dire cosa avevo tre giorni prima che Bardini non andava a Torino. I motivi familiari per cui, o personali possono arrivare sposato, tre giorni prima. Un battesimo, non lo so. Vabbè, comunque. Le parole che dice Baldini dopo Lecce, questa è una squadra in cui abbiamo sopravvalutato la personalità di qualche giocatore. Sì, ribadito ieri da Sabatini. Alcuni giocatori importanti dello spogliatoio della Roma non l'hanno prese per niente bene. È uscito sui giornali di questo screzio di Osvaldo con Baldini, che è assolutamente veritiero. Ma non si è fermato lì, perché ci sono stati altri giocatori che hanno manifestato. Uno biondo de Ostia, per esempio, che non ha gradito per niente. E uno argentino che da due partite sta in panchina. No, fermate. Allora, e che fa il difensore centrale? Io credo che questo sia il vero problema allora, in questo momento da Roma. Adesso dobbiamo mandare la pubblicità, però fermate pure tu, nel senso che alcuni giocatori che credo siano più intelligenti di altri, perché voglio dire, io sono più intelligente di Piero. Anche no? Dei presentatori quindi, più intelligenti. Bravo, quindi io sono più intelligente di Piero. Quindi, esatto, suppongo che ci sono giocatori. Io credo che quando si dica mancanza di personalità, io credo che non è che uno, come De Rossi dice, che se sta rivolge a me, uno come Totti dice che se Massimo, sta rivolge a me. Massimo, conosci poco la psicologia dei giocatori, vabbè. Frequentati poco. Allora per adesso diamo la parola a Elena, comunque vi spiego velocemente. Petrucci, Gianni Petrucci, ha detto guardate le immagini e poi vergognatevi. Adesso noi manderemo le immagini rallentate dei gol presi dalla Roma con qualche errore di alcuni giocatori e adesso vediamo se questi giocatori pensano di poter giocare nella Roma o pensano di non poter giocare nella Roma. Si prendono il filmato, se lo mettono in camera, se lo guardano e vediamo se sono in grado di giocare nella Roma oppure no. Dipende da loro. Cioè, voglio dire, Totti quando stoppa il pallone dice sì, sono in grado di giocare. Quando qualcuno fa quello che vedrete, la coscienza, sto parlando a professionisti. Abbiamo visto all'opera sei diversi difensori centrali, li ho contati, Burdisso, Kier, Heinze, Juan, De Rossi e Cassetti nell'ultimo di Bergamo. Sì. Sei difensori centrali. Quali sono i difensori centrali, quelli che hai nominato? No, dimmi quali sono i difensori centrali di quelli che hai nominato. Sei difensori diversi. Io non li conosco. Sono sempre gli stessi. Alcuni non li conosco. La coppia centrale presunta titolare non ce l'ha mai avuta. Juan e Burdisso non ce l'ha mai avuta. Vabbè, allora. Questa è il mea culpa che fa Sabatini quando dice forse a gennaio un difensore lo prende. Bravo. Perché già ci aveva rotto Burdisso. Juan stava, capito, una volta giocava, una volta no. Guarda, tra l'altro sta in Brasile a curarsi. Bisogna prendere due esterni bassi. Già dall'epoca di Spalletti. Preso Sesigno, più basso di lui. Si parlava già da Spalletti di prendere due esterni bassi. Lì sono stati fatti degli errori un po' ereditati, perché se tu a Libropaga a destra c'hai Cassetti, Rosi e Sesigno hanno a prendere... E che non, Sesigno non se lo via nessuno, Cassetti gli ha fatto appena un altro anno di contratto e Rosi comunque è un 87 che dici vabbè... Rosi forse però era anche quello 87. Logicamente meno da vende 87? Sì. No, mi pare 87 Rosi, non lo so, vabbè comunque vabbè 86-87 cioè, chi se ne prende un altro, mica è una donna sei dovuto inventare Taddei esterno. Taddei è un altro sparito che pure come ieri Simplicio. In una partita adesso, forse non ha capito che Rosi e cos'è anche è troppo, non te può permettere Rosi e bravo, cos'è anche bravo, però bravo, butta dentro, bravo, è troppo. Anche se credo no, che non sarebbe cambiato nulla Kier, cioè, come non sarebbe cambiato nulla con un altro arbitro, perché bisogna pure dire
che sempre francamente partendo dal vecchio principio calcistico, no? Luis Enrique ieri ha sbagliato tutte e non soltanto però, ieri ti ripeto, noi stiamo sempre a fare il solito discorso, chi sono sempre i migliori in campo? Quelli che non giocano, quelli che non hanno vabbè, a Gianfra è una regola fissa. Scusa, te lo posso modificare questo tuo detto? Chi sono i peggiori in campo nella Roma? Sempre quelli gli stessi. Che giocano. Sempre gli stessi. Allora aggiungiamo, sono sempre gli stessi. Ragazzi, Massimo, parlavamo ragazzi, adesso. Cioè, adesso uno, perché poi dopo gli tolgono il saluto. Taddei che a me esterno, poi mi dispiace, ma alla fine chi se ne frega. Esterno di difesa, ragazzi, l'ho sempre visto giocare. Ragazzi, meglio di quanto abbiamo fatto i due ragazzi, a destra, più a sinistra che a destra. Ragazzi, Rossi c'è stato un periodo all'inizio della stagione che io mi stavo ricredendo, perché era migliorato sotto certi punti di vista. No, caratterialmente, ragazzi, era migliorato. Rossi è diventato è pure un bravo ragazzo. Cioè, ieri zero falli, nessuno zero scudo. Situazioni. Assolutamente zero. Niente, non ci interessa. Zero assoluto. Angel è uno che a un certo punto entra in campo, gli pagano il biglietto, perché gli pagano il biglietto, e fa qualche cosa, perché sta con sto pallone, l'avete visto il piede? Com'è che fa così? Così, col piede così. Se deve operare se sta così. Sì, bravo. C'ha una deformazione. C'ha una deformazione, perché sta sempre col piede così per tornare indietro. Ragazzi, pure scomodo. Ma, cioè, diciamole le cose. Però voi guardate, perché primo, non si può reggere. Il primo non gol che prende ieri la Roma. Ragazzi, su Vucinic ci sono tre giocatori della Roma. Gago sicuramente, poi non mi ricordo chi altro. Uno, forse Chiar. Rossi va a stringere, a fare il quarto sul pallone, sì, lasciando De Ceglie che sì, sta sul rigore, sul rigore. No, sul rigore, sul primo gol. Primo sul primo gol. Questo non c'è dubbio. Ho visto la attorno al 40esimo del primo tempo, pensavo che stava al bar a Piancaffè. Però voi lo sapete. Però voi lo sapete chi è che tifa contro la Roma per l'eventuale terzo posto che è ancora in lotta? Cristiano Ronaldo, perché se dovesse andare in Champions, altro anno si trova Rossi di fronte, dice, ma che non cosa, credo che si troverà che Rossi. Cosa gli racconto? Se si trova anche di fronte, che cosa gli racconto? Chi è preoccupatissimo, per esempio, è Agüero, è proprio preoccupato, dice, ma se mi arriva Kier, se mi arriva Kier, io non posso segnare. No, però scusa, a parte gli scherzi, tu lo sai che il terzo ragazzi, posto di quest'anno, la squadra che è al terzo posto quest'anno... È al terzo posto con 8 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Sai che vuol dire? Che il terzo posto si prendeva con una facilità incredibile. Brava, noi stiamo e a 3 punti, 3 punti in meno dell'anno scorso. L'Inter a 63. Sì, ma noi siamo 3 punti in meno dell'anno scorso e stiamo ancora lottando. È vero che l'anno scorso c'erano 4 posti, sì, no? Sì. Quindi era un discorso diverso, perché col quarto posto quest'anno, insomma, vabbè, comunque. E poi detto sei questo, fuori dall'Europa, fuori dalla Coppa Italia, vai. 2 derby persi. Una formazione che non si sa mai qual è la formazione della Roma. In questo momento te devi sentire proprio romanista e soffrì, perché noi dobbiamo soffrire, c'è niente da fare. Dicendolo, secondo me la Roma non merita il terzo posto. Non merita la terza. Bravo, non... io infatti nel mio pezzo di oggi ho detto se ci riuscisse sarebbe un miracolo. Non ha mai usurpato, anche l'anno scorso, che hanno tentato in qualche maniera di dargli una mano, perché l'anno scorso gli hanno dato la mano. Non c'è riuscita, perché storicamente a Roma non è buona rubare una posizione. Per cui, non... Cioè, vabbè, però oggi vi faccio le controdomande. Sono contento di questo. Io vi faccio le controdomande. Non merita il terzo posto. Chi lo merita? No, perché è una bella lotta. Nel complesso della stagione... Chi ci sta adesso? Nel complesso della stagione potrei dire l'Udinese. Col campionato con meno 10, cioè 10 titolari fuori. Sì. A turno uno per l'altro, sì, stanno giocando con giocatori che se pensava che fossero Scaloni, si pensava ieri, che Garrido fosse... in campo, Garrido, stanno terzi, l'hai detto chi lo merita. Chiunque fosse al terzo posto lo meriterebbe, la Roma, anche se per miracolo dovesse ottenerlo, per me quest'anno non lo merita. Perché non lo merita, sinceramente no. Mazza, siamo diventati onesti come Luis Enrique. Anche noi, vedi, c'è forza di frequentare. La Roma lo è stata sempre sostanzialmente onesta. Bene, allora sull'intervista invece che hai fatto a Osvalduccio Duo, vabbè, esagero adesso, Osvaldo, e gli volevi far prendere 20 giornate di squalifica, lei non lo voleva far giocare per un anno, perché lui che cosa ti ha detto sostanzialmente? Noi l'abbiamo visto ovviamente all'intervista. E lui sostanzialmente ha detto che quest'arbitro era talmente irritante che a lui gli veniva da piangere in campo, che questa partita, lui non ha voluto parlare del momento della Roma in generale, ma solo della partita. E ha detto praticamente che quest'arbitro si credeva a Dio, che si è comportato in maniera... Che gli rideva in faccia. Che gli rideva in faccia e che lui era talmente innervosito da questa cosa che quasi gli veniva da piangere in campo.
E ha aggiunto una cosa importante e ha detto: questa cosa la società non vorrebbe che io la dicessi, la società non la direbbe mai, però io mi assumo le mie responsabilità e la dico io. Esatto. Finalmente uno finalmente ha preso la responsabilità. Sì, esatto, anche perché la società fa bene, Luis Enrique fa benissimo, però noi abbiamo tant'è pure il compito. Osvaldo pare che non sarà multato. Esatto, però abbiamo anche il diritto e il dovere di dire che il primo gol va bene, l'ha preso tutta la difesa da Roma, sul secondo gol c'era un fallo, sul terzo, a mio giudizio personale e obiettivo, il rigore non c'è, ve lo dico, perché è lui che va addosso. Sì, ma quando stai 2-0, ve lo dico io, ragazzi. Ho capito. Il rigore non c'è, lui che va addosso. Ragazzi, Massimo, chi ha giocato a pallone, voi ci avete giocato. Ve lo dico io, il rigore me lo procuro. Te preoccupa. Per favore, puoi dare rigore, ma l'espulsione non c'è. L'espulsione è una follia totale. Esatto. Quindi, sul rigore, se non te lo danno, non è tanto per ieri che rimane in 10 perché ormai la partita è persa, ma tu mi fai giocare mercoledì senza il portiere titolare. Poi Curci, per carità, è stato l'unico secondo me una parata su Marchisio straordinaria. Sì, dopo che la manata di Osvaldo alla mela, diciamo il piccolo ammutinamento di Heinze prima della partita di Novara, l'ultimo, lo sputo di Lamela in questi giorni, qualcuno me ne sto sicuramente dimenticando. Va bene? Cioè, questa il fallimento, se vogliamo parlare di fallimento e forse esageriamo, del progetto sportivo, ma a radici un pochino più profonde, cioè secondo me c'è stata quasi una crisi di rigetto in questo momento del complesso discorso Luis Enrique a Roma, e non solo Luis Enrique, mi verrebbe da dire. Però scusate, sulle espulsioni è un discorso, perché espulsioni per comportamenti, diciamo, morali, irrazionali o quello che è, sono tre. Tutte le altre sono perché uno è arrivato solo da sì, però la mano di Bojan con la Fiorentina, cioè, a partita chiusa è un momento isterico nel, comunque, cioè io lo vedo come un gesto isterico. Una squadra isterico che gioca in questo modo comunque rischia di più rispetto assolutamente a molte altre squadre, cioè, spesso sono falli da ultimo uomo, prendiamo il derby, però spesso sono falli di frustrazione, sì, sono falli di stupidità, sono falli da psicosi. Ma sono falli anche di persone che non hanno punti di riferimento certi. Assolutamente. I ragazzi, i giovani, gli anziani, tra virgolette, i fuori classe, stanno, come dico io, scomparendo, e questa è una cosa gravissima che si sta sottovalutando, perché Francesco Totti e Daniele De Rossi non sono più quelli che tu vedevi gli altri anni. Perché Francesco gioca in un ruolo che non è il suo, perché De Rossi gioca difensore, e lui stesso, Luis Enrique stesso, durante l'ultima conferenza stampa ha detto: io lo so che come centrocampista è un fuoriclasse, però mi fa comodo come difensore. E queste due persone bisogna anche considerare la loro umanità, cioè voglio dire, Francesco Totti trattato come se fosse uno qualunque, ma un anno fa voi lo sareste aspettato mai? Abbiamo visto Totti in panchina e Adriano in campo, no. E questo credo che sia il record si è vinta mondiale. Quella, ricordati che quella partita si è vinta. Il record, ma che me ne frega, voglio dire. Ieri c'è un altro episodio che poi nell'amarezza della sconfitta, tutti insomma gli episodi che sono successi, è un po' passato in secondo ordine. Daniele De Rossi ha litigato con dei tifosi che erano presenti ieri a... Sì. A Fiumicino. Sì. No, a Fiumicino. In tribuna... Come si chiama? Juventus Stadium. Con dei tifosi della Roma. Perché Stadium. I tifosi della Roma lo hanno, insomma, preso di mira perché lui ha scambiato la maglia con Marchisio, che non è certamente ai primissimi posti delle parete della simpatia qui a Roma, perché, insomma, qualche tempo fa ci ricordiamo quello che disse a proposito... di, insomma, c'era sto labiale di Roma ladrona, quando poi ha scoperto che invece stavano i vicini da casa sua, capito, quelli che fanno i fici e imbrogli. Spero allora, che si sia reso conto vero allora, l'intelligenza. Sì, ti confermo. E c'è stato, cioè, Daniele De Rossi che litiga, poi insomma gli è stato accusato, hai firmato il contratto, non giochi più, non corri più. È un altro episodio di quello che dice Francesca, che insomma che evidenzia questo distacco che in questo momento c'è tra l'anima romana e il romanista. Scollamento. C'è uno scollamento. Scollamento. Mi piace, beh, più scollamento, vabbè. A me già il tifoso. Il tifoso pure ci avrà non diritto ti piace, a dire quello ti piace, che pensa. Non paghi. No, non è così. Gianfranco, non è così. Cioè, Gianfranco, non è così, perché non il calcio è uno spettacolo.
non con, il suo con appartenenza ed amore. Ma che è appartenenza ed amore? Come no? Come no? È voglia di protagonismo. Come no? Già fra, solo tu se la pensi in sì, io maniera la diversa. Penso così, sì, uno infatti. È tifoso e c'ha amore, appartenenza sì, a una maglia. E quindi deve andare via un giocatore. Vabbè, ragazzi che sono partiti, che poi per carità. Ma che sta maschera? Ma falla a prenderti. Ma comunque, in un periodo di crisi economica come questa, e non credo che siano tutti occupati, visto il tasso di disoccupazione giovanile che c'è in questo momento, 35 euro Juventus Stadium hanno messo... Stadium. È latino, hanno messo il biglietto per settori ospiti, 35 servizio. Euro. E il viaggio? Duvanini ti vorrei mangiare, perché se no te senti male. Ti vuoi mangiare? Ti vuoi mangiare? Cioè, comunque è gente che fa dei sacrifici per seguire la Roma... Se alla fine se ne esce anche con qualche frase inopportuna, con qualche frase sbagliata, Gianfranco, tu non ti rendi conto di certe cose e te le devo spiegare, anche se sei giovane te le devo spiegare. Certo. Allora, quando Liechtenstein fa 4-0 Liechtensteiner, ma non me ne frega niente, ma che non mi interessa. Io già sbaglio i nomi, poi di quelli antipatici li sbaglio tutti, quindi non c'ho problemi, però hai capito a chi mi riferisco. Allora, se lui fa 4-0 alla Mela, al di là che volevo sapere da Matteo che si intende il regolamento, se lo sputo sulla maglia è uguale allo sputo in faccia. Sì, credo di sì. Il precedente è Samuel Nedved. Esatto, volevo sapere soltanto questo. Allora sì. Fa 4-0, gli saltano giocatori, e stiamo parlando di professionisti, figura di tifosi che stanno lì a fare la trasferta e gli fanno... Però tu non puoi guardare le cose soltanto da un occhio. Quando l'ha fatto Francesco... Noi un po' ci siamo compiaciuti di quello, perché ci ha fatto piacere che stava a prendere il giro Tudor. Lì, tra l'altro, era una situazione diversa, perché ultimo minuto del gioco, c'è in cambio, Tudor gli dice sbrigati, gli dice ah cretino, stai a perdere 4-0, ma che vuoi? Sì, vabbè, era finita la partita. Era vabbè, comunque, vabbè. Però, allora, se è stato simpatico più o meno Totti, voglio dire, dal punto di vista del tifoso juventino gli sarà rimasto simpatico Gruber, com'è che si chiamava quello di Ardo Giovanni, quello mi sembra era il poliziotto di Coccio svizzero, lui mi sembra proprio capito che a Svizzera è bellissima, peccato che ci sono i svizzeri, perché altrimenti sarebbe un posto delizioso. Salvo Federer che adoro. Sugli scricchioli volevo dire una cosa. Quali sono gli scricchioli? De Rossi che poi svizzeri, chi so? Giocatori che neutrali, sono neutrali, quindi che ci sono, secondo me vale la pena focalizzare un attimino anche sulla direzione sportiva, perché io ricordo che in una società di calcio la direzione sportiva non è solo quella che fa il mercato, ma quella che decide nel bene e nel male l'andamento sportivo di una stagione. Quindi probabilmente il quadro, secondo me, in questo momento non è solo il tecnico che c'ha qualche problemino con qualche giocatore più o meno contento, probabilmente qualche scricchiolio della direzione sportiva c'è, che durante la stagione non ha saputo tenere le redini. Ma guarda, posso dire una cosa? Ieri sera Sabatini, proprio al microfono della Domenica Sportiva, intervistato da me, ha detto che non è che ci sono solo io ha detto che le colpe sono scagionato completamente l'allenatore. E quando io gli ho detto ma è vero che ci sono questi giocatori con scarsa personalità eccetera, lui ha detto tutte le lacune che ci sono, di cui noi abbiamo ormai la certezza, dipendono dalla società, la responsabilità è mia e di Baldini. È vero. Guarda, dobbiamo correre ai ripari al più presto. Tra l'altro le responsabilità della società per me si identificano in un solo momento, quando a gennaio non si è capito che qualcosa si doveva fare. Però anche su questo penso che Luis Enrique qualche responsabilità ce l'abbia, perché a quel punto doveva dire guardate, io non posso andare avanti con questi. Invece... Sì, ma tu direttore sportivo gli dici bello, qui c'è bisogno di un centrale, chi prendiamo? Questo, cioè lì ti lo prendi, punto e basta. Punto. Certo, però magari non solo il centrale. E esce dalla medaglia, non solo il centrale. Non solo il centrale. Il fratello di Ghiar, bravo, ti interessa? No, non mi interessa. Allora, non solo il centrale, Allora, no, vabbè, detto questo, rivolgiamoci a Sabatini. Sabatini ha detto, ho sbagliato. Ribadito ieri, sì, hai sbagliato Sabatini. Compra 3-4 giocatori, anzi...
Uno, due, tre, ha fatto capire che correranno allora, ai ripari. Quattro top player in difesa, metti Luis Enrique e dopo cinque partite lo prendiamo a calci nel sedere. Però fagli giocare cinque partite. Non dico alla pari, leggermente inferiore. No, io credo che la Roma... Leggermente inferiore. Tu sai bene che ho accompagnato l'avventura di Luis Enrique, affascinato dall'idea, dal progetto, dalla cosa. Io credo che in questo momento sia... Invece è necessario che la società si interroghi se è il caso della prossima, certo non questo finale stagione, ormai la prossima, che la prossima stagione se sia il caso di con che credibilità. Allora io voglio Ancelotti sulla panchina e voglio Mourinho, li pago io no. Facciamo una coletta, ma con la stessa squadra. C'è una chicca che vi do, che ieri Rosella Sensi, ospite a quelli che calcio. Dai, io ho avuto pure la sventura di leggere. Rosella Sensi, ospite a quelli che calcio, ieri ha detto io avrei tenuto Montella tutta la vita. E ho girato la cosa a Sabatini e lui ha detto non commento. C'ha ragione pure. L'ho sentita questa cosa, allora io vi dico fatemi una cortesia, perché io devo star male un anno, mi devo sentire proprio male, devo avere tutto conati di quello che te pare, cosa, devo stare proprio male, mi cambiate l'allenatore, mi mettete il più forte allenatore, ma non mi cambiate la formazione e mi fate rientrare gli stessi, dice ti metto gli stessi, io voglio vedere dove arriviamo, voglio fare questa constatazione, cioè Rosi, Angel, Kier, e glieli diamo anche agli altri allenatori, poi vediamo dove arriviamo. Ma perché Ancelotti deve giocare sempre con quelli forti? Ma perché Mourinho deve giocare sempre con Maicon, con questi? Ma non c'è niente. Roberto Di Matteo al Chelsea ha preso i giocatori, l'ha rimessi ognuno nel suo ruolo, sta vincendo. Quello che ha fatto Montella, riprendili, metti De Rossi difensore e Totti a fare il terzino. Di Matteo c'è Cahilli, Ivanovic, la rosa della Roma dal 2 al 5 non è una rosa per i primi tre posti, non è una rosa che può fare una partita di Champion, ve lo dico francamente. Ma ragazzi, ma ci presentiamo in Champion con Taddei, Rosi, Angel e Kier in Champion. Quale Champion? Vai in Champion e te mettono questi, ma tutti a ridere, ragazzi, ma Massimo, veramente. Ma stiamo scherzando o no? Massimo. Qui c'hai bisogno, secondo me, di un calmante. Io voglio sulla macchina Mourinho e Ancelotti con gli stessi giocatori. Che critico nei confronti di questa Roma come stasera non mi hai mai sentito. Perché ieri è stata una cosa che mi è nato un enorme dubbio. Però quando si fa la valutazione di questa Roma non ci si può mai dimenticare che questa è una squadra rifondata. 10 giocatori diversi, una dirigenza diversa, presidenti che vanno e che vengono, americani. Ma c'era bisogno di rifondarla? Un ambiente spaccato con cui dovevi fare i cose, secondo me sì, c'era bisogno. Cioè, te lo a parte poche eccezioni, Boriello non strusce il pallone. Sotto non c'era di peggio. Pizzarro non strusce il pallone, Arzidi gioca qua, non c'è più nessuno. Vucinic sta facendo un finale. Boriello non struscia mai il pallone. Cassetti, come abbiamo visto, è impresentabile. Perrotta, come vediamo, è impresentabile. Sisigno. Quella Roma, Sisigno è stato sempre impresentabile. Quella Roma era una Roma finita, ma già da tempo. Io dico sempre che l'anno del secondo posto dei Ranieri ha fatto solo danni alla fine, perché poi non avendo vinto tu te sei convinto di averci una squadra e invece quella era una squadra finita, spompata. Ma quella era Roma una squadra, in questo senso sono molto simili, vero, era una squadra che dall'Inter doveva arrivare a 17 punti, poi c'è stato il fattore C, che è una cosa, cioè quello che è riuscito a fare Ranieri quell'anno. Si è trasumanato veramente. Ha pagato tutto con la Sampdoria. È vero, ho capito. Però Piero ha detto una cosa da non sottovalutare. Però voglio dire che le protagoniste di quel campionato in effetti discorsi, erano cotte tutte e due. Bravo. Secondo me è cotto. Magari non questa, ma anche il Milan è cotto. Esatto. Per cui rilancio. Nei prossimi anni è Roma-Juve. Esatto. Allora, se la Roma azzecca 3-4 giocatori, visto che fra poco parleremo anche di questo problema, Andrea, volevo sapere, in questa ora ti siamo stati particolarmente sulle scatole o no? No, ho sentito. Anche perché i primi tifosi che hanno messo uno striscione contro l'Euro 2012 sono stati quelli della Roma, quindi... Sì.
Quindi non a caso. Ecco, non a caso. Allora, velocemente, se Sara ha il dono della sintesi e della velocità, andiamo da Sara velocissimamente, qualche mail che è aggiunta, perché se no dice non le leggete mai, ce ne mandate veramente tante durante la settimana. Vai, vai. Massimo, sembra che non sei l'unico a sentirsi male. Paolo ci scrive: ieri sera per la prima volta dopo 50 anni di Roma ho spento la televisione dopo il secondo gol. Che vergogna, una squadra ridicola, allenata da un dilettante presuntuoso ed arrogante, con la sua proposta non negoziabile. E ancora un nostro telespettatore che non si firma ci chiede qualche commento sulla performance dell'irritante e indisponente Mirko Vucinic. Ah, va bene. Allora, c'è una un pizzico di ironia. Va bene, allora diciamo quello è un altro frutto lo dico ai tifosi della Juventus, della quello... Roma. Lo dico ai tifosi della Roma. Io del tifo romano. Gianfranco, io lo dico ai tifosi della Roma. Io preferisco un giocatore ex che segna e non proprio esulta. No, esulta butta, scusa, via la maglia, si ammazza. Io lo preferisco perché è più vero di uno come Destro, per esempio, che ieri ha segnato a Genova, ha fatto finta allo scatto, poi si è arrivato. Allora, però è buono come ragazzino. Eh? Sì, è buono. Allora, io ve lo dico, io lo preferisco un Vucinic che va via da Roma, segna, ci mette tutto. Poi, chiaramente, ci stanno anche dei ritorni. Io no? Oggi ho sentito pure qualcuno che... Li preferisco. Non so se avete visto il pre-partita, in televisione c'è stato un grandissimo abbraccio fra Daniele De Rossi e Mirko Vucinic. I due hanno... condiviso lo stesso spogliatoio per 5-6 anni, c'era grande simpatia tra l'altro tra i due. Io ho sentito qualcuno che criticava aspramente Daniele De Rossi perché aveva salutato caramente un amico. Vabbè. Io poi, per carità, ognuno c'è il suo punto di vista che è rispettabilissimo. Francamente io non mi sento di puntare il dito contro De Rossi perché saluta Vucinic. No, nemmeno contro De Rossi. 150 partite. Allora, Vucinic ha fatto benissimo a esultare, ve lo dico, perché giocava contro la Roma e tutto il resto. Almeno non è stato ipocrita. Almeno non è stato ipocrita, chi se ne frega. Certo, Vucinic, ma è simpatico? No. La Roma ha sbagliato dalla Juventus, ha sbagliatissimo. Sabatini, io te l'avevo detto, a tutti tranne che alla Juve. Te l'avevo detto, tranne che alla Juve. Dice, ma vuoi andare solo alla Juve? Allora resta a Roma, perché c'è un contratto. A sentisse che te fischiano quando segni. Lo dai a una squadra all'ultimo giorno di mercato, non all'inizio del mercato. Massimo, così. Tu come al solito. Si è allenato con la Juventus. Tu come al solito vedi Bucini. Le cose sul momento. Che? Tre settimane fa, ma io l'ho detto Mirko allora. Vucinic ci ha preso le pernacchie a Juventus. Non hai capito, Stadium. Non hai capito. Le pernacchie gli non hanno è il fatto. Problema. Per lui, cioè, non è il problema. Facciamo un break sulla Roma, poi ci ritorneremo perché Francesca è legata e se lo sente suo questo problema del massacro, si può chiamare così, dei cani in occasione degli europei. Allora, visto che c'è Andrea, io avevo pensato di mandare il servizio che tu avevi fatto. Ma io ho scoperto questo problema grazie all'esistenza di Andrea, perché Andrea è la persona che ha denunciato questo massacro fuori dall'Ucraina, perché Andrea vive in Ucraina, però non essendo ucraino ha avuto la possibilità di portare fuori dall'Ucraina anche le immagini di questo massacro che sono certo. Veramente... E allora so che ieri sei stato da Michele Plastino, Andrea, e poi avete mandato addirittura 20 minuti di queste immagini, che comunque avvisiamo il pubblico se c'è qualche ragazzo, sono immagini particolari. Io le ho visionate, non è proprio niente di... però insomma, fa male vedere delle situazioni, quindi per chi è sensibile è meglio non guardarle. Allora tu stavi dicendo, hai fatto il servizio con Andrea proprio riferito, in due minuti spiegate più o meno tutto quello che sta succedendo e fate una bella denuncia da questo punto sì, di vista. Sì, io vorrei che parlasse Andrea, certo, soprattutto. Anche perché sennò sta sempre zitto, quello poi non è manco da Roma. Vabbè. Vive in Ucraina. Dai, vive in Ucraina. Però sono nato a Roma. E non sei da Roma? Non sono da Roma. Vabbè, allora non so se vogliamo cavalcare questo problema. Vabbè, dai, scherzo, vai. No, diciamo che è un problema che non usciva dall'Ucraina per tanto tempo. Poi io purtroppo, devo dire, mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto. Perché tu sei un fotografo. Io sono un fotografo e quindi non ho potuto non documentare quello che stava succedendo, perché anch'io vivevo da un anno in Ucraina, non sapevo niente, perché erano veramente bravi a non far uscire tutte queste cose. Finché ho conosciuto una volontaria che mi ha detto tu sei come tutti gli stranieri, venite qui, parlate, poi andate via, i nostri cani muoiono. Siccome io non vedevo cani morire, mi sono un po' incuriosito e ho fatto una scelta un po' particolare,
rispetto alle grandi associazioni che erano state effettivamente in Ucraina, come la PETA, come Brigitte Bardot, di andare in strada, quindi di andare a vedere cosa stava succedendo in strada, perché poi sono i cani che vengono ammazzati, sono quelli di strada. E ho scoperto purtroppo una realtà agghiacciante che io sto documentando da un anno e mezzo e continuo a portare al di fuori dell'Ucraina e che sto vivendo purtroppo in prima persona, quindi sto aiutando anche i volontari di strada, che sono delle persone che non hanno soldi ma che stanno facendo di tutto per salvare i loro animali, e ho cominciato a documentare tutto quello che sta succedendo in questo paese, purtroppo perché sta arrivando un gioco che dovrebbe essere divertimento, che dovrebbe essere gioia per tutti, ma che si è macchiato veramente di sangue innocente. Certo, ovviamente non è che ci rivolgiamo soltanto a quelli che amano gli animali, questa è una sensibilità umana. È vero che gli umani spesso sono delle bestie da questo punto di vista, magari. E le bestie sono molto più umani. Basta vedere soltanto ieri a Genova, per dire, no? I cani che ti chiedono le maglie? Te le chiedono? Te chiedono? No, Massimo, no. Fai no. E faccio delle domande, ma mi servono delle risposte. Se chiedesse le maglie diventavano, ma io sono insicuro, Piero, Piero, scusa, ma io essendo una persona insicura, i cani non te le chiedono, e se potessero te le darebbero. Esatto, la differenza è questa tra i cani e l'uomo. Io li adoro, i cani. La differenza è questa, tu ti scegli gli amici, no? Per esempio uno c'ha Gianfranco Giubilo, non lo sopporta, certo non è amico. Il cane ti ama a prescindere, se è un assassino ti ama, se è un pedofilo ti ama. Se è brutto ti ama, c'è niente da fare. Se è grasso ti ama, se è stronzo, bravo. Ti ama a prescindere. Ho visto quello che c'è. Cioè, che fastidio gli danno? Allora, volevo dire che comunque l'ultima cagnolina che abbiamo visto nel video è stata sparata 3 giorni dopo, quindi... Ma il fastidio probabilmente è un fastidio per le riprese televisive, è un fastidio perché non vogliono che questi cani randagi vadano dai turisti, dai tifosi, a che ne so, perché il cane randagio ucraino è abituato a vivere con la gente, quindi magari viene a cercare una carezza, siccome c'erano anche dei branchi e sono tutti cani abbastanza grossi, hanno paura che... Da un fastidio. Quindi, ma non ci sono dei posti dove eventualmente metterli per un periodo X, cioè che poi si tratta di un mese, no? Tutto sommato. Avevo anche detto ad Andrea, ma perché non, visto che non li vogliono, perché non li portiamo nei paesi, tra virgolette, civili, in Francia, in Italia, in Inghilterra? Sono tanti. Però fatti spiegare da lui, che lui certo, sa tutto. No, il problema, diciamo che vabbè, adesso erano tanti, adesso sono rimasti anche abbastanza pochi. Però questi cani sono molto legati ai volontari, quindi io conosco molti volontari che sto aiutando e praticamente, fortunatamente, devo dire, sono arrivato io, sto salvando anche molti cani avvelenati, però io li salvo, poi vengono rimessi in strada, quindi l'indomani possono essere anche ammazzati lo stesso, quindi... Purtroppo noi abbiamo avuto delle notizie, confermate anche da un'associazione tedesca con la quale collaboro, che 3 settimane prima di Euro 2012 sono già arrivati dei camion con dei veleni e quindi verranno uccisi. Infatti io sto, i veterinari, i volontari mi stanno chiedendo per favore vai fuori e di queste cose, perché più continui a parlare di queste cose, certo, più riusciamo a bloccarle, certo, in qualche, certo, maniera, certo. Però non so fino a quando, certo, certo. Vabbè, noi io volevo solo aggiungere che Platini, presidente dell'UEFA, è andato in Ucraina, ha visitato gli stadi, ha visitato si è lamentato perché gli alberghi pare che abbiano aumentato i prezzi in occasione degli europei, però su questa questione io non ho sentito una parola da Platini. Tu mi confermi che non ha affrontato? Vabbè, lo chiederemo ovviamente a Zibi, che oggi era in Polonia, se no sarebbe venuto molto volentieri. Polonia non sta succedendo, certo, in Polonia non sta succedendo, e che comunque secondo me possiamo sensibilizzare. Io tra l'altro non vado agli europei per questo motivo, per vari motivi. Uno è questo, perché sono obiettore di coscienza, come non sono andata in Cile quando c'era Pinochet e mi occupavo di tennis e l'Italia vinse la Coppa Davis e io non andai ed ero al Messaggero ed ero titolare del tennis, come non sono andata in Grecia quando c'erano i colonnelli, e ho una mia carissima collega che è Sabrina Gandolfi,
che è una mia amica e collega bravissima, che lei mi ha detto: io sono felice che sono in Polonia, perché lei già sa che starà in Polonia e che non metto piede in Ucraina. Bene, bene. Allora, abbiamo parlato ovviamente di questo problema. Per esempio, la Federazione Italiana Calcio sa qualcosa? Ecco, Andrea. Perché... Allora, sì, la UEFA... Ah, tra l'altro, scusate, se posso dire una cosa prima che Andrea risponda su questo. Il 5 maggio c'è una manifestazione al Pantheon per questa faccenda. Andrea, non so se ci sarà, comunque io chiedo a tutte le persone che hanno una sensibilità verso questo problema il 5 maggio alle 10 di mattina di venire al Pantheon per questa manifestazione. Bene. Questa cosa del 5 maggio rispondi molto... sulla federazione. Ho trovato solo un trafiletto di questa cosa del 5 maggio. Rispondi su questa cosa della federazione. Volevo dire che la UEFA conosce dal 2009, perché non è iniziato adesso questa cosa, dal 2009 la UEFA conosce benissimo cosa sta succedendo in Ucraina, perché ha visto delle foto e ha visto praticamente dei filmati, addirittura dei forni crematori. La UEFA ha stanziato dei soldi, ma li ha dati a una persona privata, quindi io posso dire che la UEFA ha pagato 10.000 franchi svizzeri, quindi 8.000 euro per costruire canili e sterilizzare dei cani, che secondo me è una cosa vergognosa, perché la UEFA, da quello che mi hanno detto, guadagnerà intorno ai 225 milioni di euro per quanto riguarda questo europeo. Io ho scritto anche alla FIGC diversi mesi fa raccontando quello che stava succedendo in Ucraina, non mi hanno mai risposto, quindi io so che il 5 maggio ci sarà il presidente Abete a questa manifestazione, però voglio dire che devono pensarci tutti prima. Adesso ormai sono stati ammazzati tantissimi animali. E poi un'altra cosa, scusa se mi posso permettere, Andrea aveva appuntamento con delle persone che potevano intervenire su questa cosa e queste persone improvvisamente sono scomparse. Va bene, un ministro ucraino col quale devo parlare, è un anno che, tra l'altro, tramite l'ambasciata italiana io devo parlare con questo ministro, l'altro giorno questo ministro è stato dimesso. Va bene. Allora, bene, allora questo è un problema che riguarda tutti noi e soprattutto riguarda tutti quelli che magari vedranno le partite degli europei, dove dovrebbero pensare anche a questa cosa. Più simpatici, perché la domanda è: tu volevi essere lì o il vagabondo? Vagabondo. Tutta la vita, certo. Per cui sono allora, i cani che chiamo di più. Va bene, allora sto in ritardo, dai, dai, dilla. Volevo essere Lilli così mi fidanzavo col vagabondo. Che meraviglia, che meraviglia. Allora andiamo da Sara, che così Sara vi dice qualcosa, perché vorrei chiudere con la lettura di un'email che coinvolge, Gianfranco, che coinvolge in ordine di importanza, partendo dal primo, Gianfranco Giubilo, Piero Torri e Massimo Ruggeri. Lo vedi, non stai attento. Non sto attento. Andiamo da Sara, dai. Sì, Massimo, queste sono le parole di Maurizio. Buonasera, sono un vostro assiduo telespettatore, sono fra i molti che ha assistito alla puntata dove era ospite Angelini e non vi nascondo che quel giorno mi avete addirittura illuso. Sicuramente è stato Angelini stesso a fare una brutta figura, ma io ne do colpa anche a Massimo Ruggeri, Gianfranco Giubilo e Piero Torri. Credo che a distanza di oltre un anno Ruggeri in testa, ma anche gli altri due, dovrebbero mettere un punto a quella situazione, spiegare il perché di quella puntata e retroscena, se ce ne sono, i malintesi e gli eventuali errori. Va bene, questo da parte di Maurizio. L'abbiamo spiegato milioni di volte. No, l'abbiamo sintetizzata. Allora, Maurizio, diciamo, non c'è il cognome. Allora, quando arrivano questo tipo di email, io generalmente le leggo, perché sono comunque email di spettatori che seguono da tempo la trasmissione. Lui ha detto, ovviamente, sulle responsabilità, dice, perché uno è responsabile della trasmissione, il secondo e così via. Allora, io l'ho chiarito varie volte, sia in televisione che in radio. Ho detto che a me Angelini non mi è piaciuto nel dopo, perché non ha chiarito, avendo toccato l'affetto e il cuore dei tifosi, non ha chiarito nessun punto, né durante né dopo. Lui aveva messo un termine, dopo questo termine avrebbe dovuto chiarire. Non si è più affacciato da nessuna parte, non l'ha fatto per pubblicità. Io ero in buona fede e ho fatto questa trasmissione, punto e basta. Lui diceva delle cose, come imprenditore se ne assumeva la responsabilità, punto e basta. Per quanto riguarda Gianfranco? Io ho detto una cosa. Angelini si è comportato come qualsiasi imprenditore al quale interessa un determinato oggetto, un edificio, quello che vuoi, che vale per stima normale 100.000 euro. Se te ne chiedono 500.000, gli dice andate a casa. Sì, ma c'è un piccolo particolare. Guarda, che lui aveva preso un impegno con i tifosi. Okay. No, è diverso, Gianfranco. La parte economica è una cosa. Non vuoi comprare questo, spieghi.
Spieghi il motivo. Ha sbagliato. Ma questi hanno mandato, l'ho sempre detto, hanno preso in giro pure Soros. Aggiunga ancora una cosa prima della replica di Piero. Maurizio, io dissi, perché allora mi chiamarono varie radio, io più o meno parlai con tutte le radio, un minuto, dicendo: guardate che per me Angelini non la compra, punto e basta. Quindi non sono mai più entrato nella trattativa, né mi sono fatto bello per questo. Piero? Ho il sospetto che Maurizio si dimentichi il mestiere che faccio, che facciamo. È come se oggi qualcuno dovesse accusare i giornalisti perché Berlusconi giorni fa ha detto che facevano il burlesque ad Arcore. Noi qui abbiamo portato un signore che è un imprenditore e che ha detto, tra le classiche particolarmente non amate da me, alcune cose che non si sono verificate. Se si è illuso Maurizio, gli posso dire: pensa io Mauri, io per un anno ho continuato ad avere dei contatti più o meno frequenti con il dottor Angelini, ho saputo una serie di cose che, andando contro il mio mestiere, ho ritenuto opportuno non scrivere, nella convinzione che si fosse avviato un percorso che avrebbe portato a una conclusione diversa. Io è un anno e mezzo che continuo a chiamare il dottor Angelini per avere risposta, perché come mi ha raccontato quelle cose a me e ai tifosi della Roma, dovrebbe adesso spiegarci perché non ha comprato la Roma. Bravo, è quello e che penso questo anch'io. Secondo me in questo è colpevole. Da un anno e mezzo che lo chiamo e non mi risponde più. Francesco Angelini, però il giornalista non può essere colpevole se ha riportato. Io con Francesco Angelini ci avevo un rapporto dopo la trasmissione, dopo un tot tempo, non ci ho avuto più nessun tipo di rapporto. Quindi ve lo dico, per me ha sbagliato, però non è che la trasmissione ha sbagliato io come conduttore. Un imprenditore serio che si presenta a dire determinate cose, io credo che vada accettato, a prescindere. Quindi vada così. Allora, io ringrazio naturalmente Andrea, grazie di essere stato qua e continua a lottare anche per noi su questo problema. Ringrazio Francesca Sanivoli, oggi in versione Francesca Sanipoli e basta. No, versione Francesca Sanipoli animalista. Sì. Versione animalista. Va bene. Piero non ti siamo... però il comunicato. No, io mi ricordo le cose. Non allora va bene. Siamo in super ritardo. Ringrazio ovviamente, anche gli altri. Ieri abbiamo fatto schifo, la Roma ha fatto schifo. Allora, Sabatini e società, cerchiamo di riparare a questo schifo. Una volta riparato a questo schifo, se anche Luis Enrique farà schifo, eliminiamo pure Luis Enrique. Vai Elena per la conclusione dell'appuntamento. Sì, vi auguro buonanotte, vi do l'appuntamento a venerdì alle 23 e soprattutto aprite gli occhi perché c'è tanto da guardare ancora. Bene, allora abbiamo perso due derby, abbiamo perso contro la Juventus in modo indegno. Ci sono i giocatori che non possono vestire la maglia della Roma, se lo capite bene. Se non lo capite, continueremo a denunciarlo fino alla fine e poi stavolta i tifosi alla fine faranno anche qualche cosa con striccioni e quant'altro, perché questa situazione non si può più reggere. Chi capisce di calcio sa che alcuni giocatori non possono giocare nella S Roma che miri al quarto quinto posto. Se poi la S Roma mira a fare qualche partita sì e qualche partita no, o mira a lottare verso la Serie B, vanno benissimo questi giocatori. Cambiate l'allenatore, create il migliore del mondo, ma lasciategli questa formazione. Non fate i furbi, cambiate l'allenatore e comprate i giocatori.